Salve people, bentornati sul mio canale, io sono sempre il vostro Walker di fiducia. Eccoci oggi alle uscite di Xbox del mese di gennaio. Chissà come partirà il nuovo anno con i titoli in arrivo all'interno del nostro ecosistema. Non tutti saranno ovviamente inclusi nel Game Pass, alcuni sì, altri no. Per quello ci sarà il video dedicato come sempre. Ma andiamo a vedere un po' che cosa uscirà di interessante anche dei third party. Detto questo, prima di passare al cuore del video, come sempre iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdervi nessuno dei miei contenuti che hanno come cuore il sistema proprio di Xbox e del Game Pass. E detto questo, non indugiamo molto, let's go! Cominciamo dal giorno 11 gennaio, quando arriva Children of Silentown, un'avventura punta e clicca con una narrativa molto avvincente ma altrettanto cupa e disegnata a mano in maniera maiuscola. Saremo Lucy, una bambina di un insolito villaggio dove ogni tanto qualche abitante sparisce in maniera misteriosa. Nonostante la sua paura dell'oscurità, la nostra protagonista deciderà di risolvere il mistero di queste sparizioni, nonostante il mondo intorno a lei sia tutt'altro che confortante. Molto croccante a livello artistico, se avete un PC è anche disponibile una demo su Steam, andate a dargli un'occhiata. Passiamo al giorno 12 con Chasing Static e continuiamo alzando l'asticella dell'ansia. Nonostante non sia un amante del genere, ci troviamo davanti a un'esperienza completamente disagiante, dove dovremo esplorare le rovine di una misteriosa struttura sperduta nella natura più selvaggia del Galles. E anche qui, giusto per non farci mancare nulla, saremo chiamati a far luce sulla sparizione degli abitanti del villaggio limitrofo. Gli sviluppatori evidenziano un audio-driven gameplay che pone quindi enfasi sull'importanza del sonoro all'interno dell'esperienza di gioco, curioso ed estremamente ricco di malessere. In concomitanza con il 25esimo anniversario della serie, il giorno 13 gennaio arriva One Piece Odyssey, un nuovo RPG tratto dagli acclamati manga e anime di One Piece, che vi stupirò, seguì abbastanza su Italia 1 quando venne trasmesso mille anni fa. Il famoso pirata Ruffy Cappello di Paglia naufragherà su un'isola tropicale e dovrà ritrovare tutti i suoi amici prima di poter andarsene da lì, ma ovviamente ci saranno nuovi nemici e temibili forze della natura pronti ad ostacolarlo nell'impresa. Titolo imperdibile per tutti gli amanti della saga, ma piacevole aggiunta per chi, come me, non è un esperto, ma apprezza comunque il brand. Come svelato all'Xbox and Bethesda Showcase di giugno 2022, dopo l'arrivo di Persona 5 Royal di pochi mesi fa, arriveranno il giorno 19 gennaio anche Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, che sbarcano ufficialmente sull'ecosistema di Xbox. Quindi amanti dei JRPG di ogni forma e fattura, siete più che benvenuti. Tutti e due i titoli saranno inclusi nel Game Pass e infine, così giusto per gradire, saranno anche localizzati per la prima volta in italiano. Davvero, meglio di così potrebbero solo includere 800 milioni di mila ore necessarie per terminarli dentro il Game Pass, ma purtroppo queste non rientrano nell'offerta e il backlog si allunga. E vai. Sempre il giorno 19 arriva anche A Space for the Unbound, un titolo che, sebbene sembri apparentemente anonimo, cela un'esperienza emotiva molto intrigante. A Space for the Unbound racconta della relazione fra un ragazzo e una ragazza indonesiani abitanti di un piccolo villaggio rurale. Tutto molto bello se non fosse che la ragazza sia dotata di poteri sovrannaturali. La trama ci porterà a scoprire ed approfondire la relazione affettiva fra i due, come in una vera e propria visual novel, ma immergerà anche il giocatore in tematiche di grande impatto personale, come l'ansia e la depressione. Molto interessante. Cambiamo completamente genere e passiamo all'azione, perché il 20 arriva Monster Hunter Rise, abbandonando quindi l'esclusività per Nintendo Switch. Icona degli hunting games orientali, non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni, ma per coloro che non l'hanno mai giocato, sappiate, si tratta di un action RPG dove nei panni di un cacciatore dovremo sterminare mostri e bestie facenti parte del folklore giapponese e non solo, che un cataclisma ha scatenato sul nostro villaggio, e te pareva. Avremo a disposizione un vasto assortimento di armi, sia di stanza che a corpo a corpo, ognuna con le sue peculiarità, e sconfiggendo i mostri potremo ricavarne dei materiali fondamentali per aumentare l'efficienza del nostro equipaggiamento e quindi abbattere altri mostri sempre più potenti e così via, in un loop che crea fortissima dipendenza. Quindi preparate a pulire il backlog prima di mettere mano a Monster Hunter. Il 27 arriva un'altra bomba a mano e parliamo chiaramente di Dead Space Remake, icona del survival horror fantascientifico che torna con questo remake
remake rifatto in ogni suo aspetto. Nella corazza dell'ingegnere Isaac Clarke saremo in missione per riparare una nave spaziale mineraria, ma chi l'avrebbe mai detto, al nostro arrivo scopriremo non solo che tutto l'equipaggio è stato brutalizzato, ma che anche la nostra amata Nicole, che era a bordo, è ovviamente scomparsa. Prontamente dovremo quindi metterci alla ricerca di Nicole e nel frattempo scopriremo che gli ospiti della nave, i necromorfi, saranno impazienti di inserirci nel loro menù. Si tratta davvero di uno dei giochi più coinvolgenti di sempre e mi auguro vivamente che questo remake non vada a snaturare l'atmosfera dell'originale. Mi raccomando, Electronic Arts, per cortesia. Concludiamo la mesata con un trittico di titoli in arrivo il giorno 31. Il primo è We Were Here Forever, ultima iterazione della saga We Were Here, già rilasciato su PC, nota per i suoi puzzle game cooperativi in prima persona. I giocatori dovranno comunicare fra loro grazie a degli walkie-talkie e coordinarsi per risolvere enigmi ambientali e rompicapi, al fine di poter uscire questa volta dalle segrete di Castle Rock. Ma la fuga dalla magione potrebbe non essere affatto l'obiettivo finale. Titolo che vi super consiglio se avete un amico fidato con cui giocarlo, il suo taglio cooperativo ha davvero una marcia in più. Il secondo è Inculinati, vincitore a mani bassissime del primo premio come best nome per un videogioco ever, che ci riporta nel Medioevo per prendere parte a una sfida fra un cavaliere e una suora. In questo strano ma molto croccante strategico a turni dovremo disegnare le nostre unità sul campo di battaglia al fine di sconfiggere il giocatore nemico, e ogni pezzo che andremo a miniare avrà i suoi punti di forza e le sue debolezze. L'ho provato in demo e vi posso assicurare che si tratta di un titolo di qualità. Ma tranquilli, non dovrete acquistarlo per giocarci perché sarà incluso comodamente nel Game Pass, così come un altro titolo che da solo vale anni, ma cosa dico anni? Decenni di storia del gaming. Arriva finalmente su console Age of Empires 2 Definitive Edition, che ci permetterà di giocare a uno degli strategici in tempo reale più noti di sempre comodamente dalla nostra Xbox. La Definitive Edition ci permetterà di giocare sia mediante l'uso del controller, opportunamente rimappato per avvicinare l'utenza console a questo genere, ma anche mouse e tastiera che finalmente sono state supportate a 360 gradi su un titolo di calibro così leggendario. Sono super felice che tutti davvero possiate provarlo e giocarci anche da Xbox in scioltezza, sperando davvero che sia solo il primo di una lunga, lunghissima serie di porting con mouse e tastiera di titoli riservati finora solo ai giocatori PC. Prima di concludere il video, come sempre, eccovi l'elenco completo di tutti i titoli in arrivo all'interno del mese di gennaio. Sì, lo so che siamo ancora lontanucci dalla fine del mese di dicembre, ma davvero i titoli ormai sono in pista, quindi non mi aspetto degli stravolgimenti di sorta. Se così fosse, avrete notizie sicuramente tramite i miei social. Benissimo, people, questi sono i titoli in arrivo per gennaio del 2023 all'interno dell'ecosistema di Xbox. Una buona scelta, secondo me ci sono dei titoli molto interessanti, alcuni attesi, alcuni minori, ma che stavo tenendo d'occhio già da diverso tempo. Ditemi qui sotto nel box dei commenti qual è il titolo o quali sono i titoli ai quali puntate, quali vi interessa giocare, e non mi resta altro che augurarvi, come sempre, buon divertimento, gamers, e alla prossima!